Un tempo, quando si aveva bisogno di legna, si prendeva un'ascia e si abbatteva un albero. Adesso è sufficiente recarsi in un negozio di legname. Sia che siate professionisti o semplici appassionati del fai da te, questo programma è per voi. Il processo ha inizio dai tronchi di abete o betulla. Trasformarli in legname da costruzione è semplice. Prima vengono immersi in acqua per 20 minuti per rimuovere il terriccio e ammorbidire la corteccia e poterla staccare più facilmente. Poi una macchina a lama rotante taglia via tutta la corteccia. Le sue 6 lame affilate riescono a ripulire un tronco in soli 10 secondi. Nel reparto affilatura vengono regolarmente controllate e affilate le lame che taglieranno i tronchi, raddrizzandole quando sono troppo deformate. In questa segheria ci sono 2 linee di produzione. I tronchi più grossi vengono segati qui. L'operaio ai controlli usa un laser per posizionare e riposizionare con precisione il tronco mentre viene tagliato. Generalmente da ogni tronco si ricavano 7 o 8 pezzi. I tronchi più stretti vanno in una sega che prima taglia via una tavola da ogni lato e poi spedisce ciò che resta del tronco ad un'altra sega. I pezzi della prima linea di produzione ricavati dai tronchi più grossi vengono ulteriormente tagliati a metà. I tronchi della seconda linea di produzione arrivano invece a questa macchina, dotata di 8 lame circolari in grado di tagliare pezzi di varia grandezza. Da entrambe le linee di produzione si giunge al reparto smussatura, dove viene eliminato ogni difetto. Poi i pezzi di legno vengono distribuiti in vari contenitori a seconda della grandezza. Da qui il legname passa all'essiccatoio, dove viene fatto asciugare. I pezzi vengono infine trasportati ai punti vendita al dettaglio, pronti per essere utilizzati.